Sialkot è una delle città più industrializzate del Pakistan, nella regione del Punjab, al confine con il Kashmir. Oltre 1 milione di persone vivono qui, molti in villaggi come questo. Le condizioni di lavoro spesso sono pessime, ma almeno le fabbriche più grandi negli anni hanno cercato di mettersi in regola, vietando che i bambini lavorassero alle catene di montaggio nella prospera industria della fabbricazione di palloni. Ma la piaga del lavoro minorile non è affatto sparita, si è solo nascosta. Questo signore è il proprietario di uno dei tanti laboratori in cui una decina di bambini assembla a ritmo continuo piccole forbici, strumenti estetici, a volte attrezzi chirurgici, esportati in tutto il mondo. I bambini guadagnano l'equivalente di poco più di 1 euro al giorno, ma solo se riescono a lavorare da mattina a sera e sempre che non ci siano cali di corrente che fermino i macchinari. In tutto il Pakistan sono almeno 5 milioni bambini al lavoro, in laboratori come questo. Non vanno a scuola, sognano di poter un giorno aprire un loro laboratorio come quello dove hanno trascorso l'infanzia o magari un piccolo esercizio commerciale. Nel villaggio tra un laboratorio e l'altro una scuola c'è, ma la direttrice ci spiega che solo le famiglie che possono permetterselo mandano i bambini a scuola. Le altre, per guadagnare qualche soldo in più, sono costrette a far lavorare i propri figli. ISCOS e ANOLF Lombardia hanno portato avanti qui per un anno un progetto di cooperazione internazionale che attraverso dei corsi di formazione ha radunato centinaia di professionisti, avvocati, insegnanti, giornalisti per sensibilizzarli sul tema del lavoro minorile, per fare in modo che da queste lezioni di 2 giorni ciascuno di loro si facesse poi testimone con alunni e colleghi di quanto appreso. I partecipanti ai nostri corsi, ex anche partecipanti ai nostri corsi, provengono dal settore pubblico, dalle amministrazioni, dell'istruzione, dalla scuola, ma anche da ONG, da associazioni che essi stessi hanno fondato. E questo ci ha dato una panoramica sul Pakistan che ci fa ben sperare per il futuro, perché si vede che c'è una società civile che lavora, che ha voglia di cambiare il panorama del lavoro e del lavoro minorile pakistano. Beh, essendo corsi di sensibilizzazione, cosa possiamo ottenere anche in una prospettiva di sostenibilità nel futuro? È quella che al termine del corso i partecipanti abbiano maggiori conoscenze e quindi siano in grado di disseminare le informazioni ricevute all'interno delle proprie reti sociali, a partire dalla propria famiglia, dai propri vicini di casa, fino ai luoghi di lavoro. Ciao!